Buonasera e benvenuti a questo simposio 2016 di Asia News, che è dedicato alla figura di Madre Teresa e alla sua influenza, cioè al frutto della sua vita e della sua testimonianza in tante parti del mondo, in particolare in Asia, ma in tutto il mondo si può dire che c'è un sommovimento dovuto a Madre Teresa. Del resto, ringraziandovi anche della vostra partecipazione, possiamo vedere che ci sono persone da tutti i continenti, dall'America, dall'Africa, dall'Asia, addirittura dalla Cina e naturalmente dall'Europa, alla povera vecchia Europa, per testimoniare il grande amore che questa donna ha avuto per il mondo. E il grande amore che ha avuto per il mondo partendo dall'amore che lei ha ricevuto per Gesù Cristo. Perché abbiamo fatto questo simposio dedicato ad Asia News? Certo, perché dal punto di vista cronologico questo simposio avviene a pochi giorni dalla canonizzazione della madre, ma il motivo fondamentale è appunto un motivo di gratitudine anzitutto personale, diciamo, personale dico mio e di Asia News, perché dovete sapere che Asia News online, asianews.it, è nata soltanto una settimana dopo la beatificazione di Madre Teresa nell'ottobre del 2003. Asia News è nata il 1 novembre del 2003 e il primo articolo che abbiamo pubblicato nelle lingue in italiano, in inglese e in cinese è stato proprio quello della beatificazione di Madre Teresa. Devo dire che Madre Teresa ha avuto anche una certa influenza perché l'ho pregata che i miei superiori decidessero in fretta di far partire questa agenzia che motivo della gratitudine è che l'agenzia è nata per evangelizzare la Cina ed evangelizzare l'Asia, portando la testimonianza appunto della Chiesa come luogo dell'amore e luogo della trasformazione del mondo. Il secondo motivo di gratitudine è che senz'altro Madre Teresa per tutti noi missionari è un punto di riferimento importante. Subito dopo il concilio diciamo così, la missione si è un po' come spaccata in due. Da una parte c'erano i missionari che badavano alla sacramentalizzazione, cioè fare sacramenti, fare la comunità, eccetera, eccetera. Però il mondo era un po' dimenticato. Dall'altra parte c'erano i missionari che invece lottavano per la giustizia, lavoravano per il mondo e talvolta rischiavano di dimenticare anche il motivo per cui erano missionari, cioè per cui erano mandati. Madre Teresa ha sempre tenuto insieme non soltanto la contemplazione e l'azione, ma proprio anche l'identità e la testimonianza nel mondo. Per cui Madre Teresa è veramente una figura a tutto tondo della missione secondo il Concilio Vaticano II. Quindi questi sono i motivi di gratitudine che volevo esprimere proprio anzitutto. Ma se mi permettete, e come primo gesto, prima dei saluti del mio superiore generale, padre Ferruccio Brambillasca, vorrei leggervi il telegramma che ci è stato inviato dalla segreteria di Stato, dal cardinal Pietro Parolin. In occasione del simposio internazionale dedicato alla beata Madre Teresa di Calcutta, come icona della misericordia verso l'Asia e il mondo, organizzato dall'agenzia Asia News, nel contesto del giubileo straordinario della misericordia e nell'imminenza della canonizzazione della religiosa, il Santo Padre Papa Francesco rivolge il suo cordiale e beneaugurante pensiero, auspicando che l'esempio di vita della Beata, quale testimone privilegiata di carità e di generosa attenzione ai poveri e agli ultimi, contribuisca a portare sempre più Cristo al centro della vita e a vivere generosamente il suo Vangelo
nel continuo esercizio delle opere di misericordia, per essere costruttori di un futuro migliore, illuminato dallo splendore della verità. Sua Santità invoca la celeste intercessione della Vergine Maria, madre di ogni consolazione, affinché i devoti di Madre Teresa, imitandone l'ardore apostolico, possano attuare quella rivoluzione della tenerezza iniziata da Gesù Cristo, con il suo amore di predilezione ai piccoli. E mentre chiede di pregare a sostegno del suo ministero petrino, imparte di cuore a lei, agli organizzatori, ai relatori e a tutti i presenti l'implorata benedizione apostolica. Dal Vaticano, 2 settembre 2016, Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità. Grazie. Invito il mio superiore generale, padre Ferruccio Brandillasca, grande missionario in Giappone, adesso però con questa grande responsabilità del Pontificio Istituto Missioni Estere, per un saluto. Carissimi, nel salutare tutti voi che partecipate a questo simposium, vorrei brevemente ricordare la figura di Madre Teresa in rapporto al mio istituto, il Pontificio Istituto Missioni Estere, PIME. Innanzitutto vorrei ricordare con voi il grande dono ricevuto durante la mia personale esperienza di lavoro in India, come formatore nel seminario del PIME a Pune, avendo incontrato diverse volte le suore di Madre Teresa, dove i nostri seminaristi svolgevano un'esperienza caritativa e poi la stessa Madre Teresa. Ricordo ancora l'incontro avuto con Madre Teresa come se fosse oggi. Insieme ad un altro confratello mi trovavo a Calcutta e avevo deciso di visitare, senza aver dato alcun preavviso, la casa e le opere delle suore di Madre Teresa. Tra l'altro, personalmente, mi trovavo in un periodo molto difficile perché il governo indiano mi aveva chiesto di lasciare immediatamente il paese, dato che il mio visto non poteva essere rinnovato. Inoltre desideravo tanto incontrare Madre Teresa prima di lasciare l'India, e così è stato. In quei giorni Madre Teresa stava facendo gli esercizi spirituali con le sue consorelle, ma appena ha saputo che due missionari desideravano incontrarla, anche brevemente, ha lasciato il luogo degli esercizi spirituali ed è venuta ad accoglierci. Immediatamente ci ha chiesto chi eravamo, perché eravamo in India, se avessimo problemi con il visto, e l'ho detto subito che proprio in quei giorni non mi avevano rinnovato il visto di permanenza in India, se avessimo problemi con il cibo, con il clima indiano, eccetera. Alla fine noi, che volevamo sapere qualcosa su di lei e sulla sua vita, ci siamo accorti che le cose si erano capovolte. Era stata la stessa Madre Teresa ad informarsi di noi, della nostra vita e della nostra vocazione, dimostrando il suo profondo e sentito interesse per l'altro, per il prossimo. Mi sembra di vedere qui anche la figura di Papa Francesco, il suo interesse per l'altro, per il prossimo. Durante le mie visite alle missioni del PIME ho incontrato più volte le suore di Madre Teresa. Ricordo in modo speciale le suore che vivono vicino alla nostra parrocchia di Port Moresby e quelle che vivono nella diocesi di Vanimo. Entrambi i luoghi si trovano in Papua Nuova Guinea. Le suore che lavorano nella diocesi di Parintins, in Brasile, sul Rio delle Amazzoni. E infine le suore che insieme al PIME, proprio insieme al PIME, hanno aperto una nuova missione in Cambogia proprio 25 anni fa. In tutte queste comunità, e anche in altre che non ho menzionato, ho sempre incontrato molta accoglienza, disponibilità a lavorare per e con i poveri, preghiera, povertà e semplicità di vita. Inoltre ho sempre ammirato una caratteristica speciale
presente nelle suore, gioia vera e profonda nel vivere la missione. Pensate, anche dalla mia esperienza missionaria in Giappone, oltre ad aver conosciuto ed apprezzato le attività delle suore di Madre Teresa che lavorano a Tokyo, devo esprimere la mia gratitudine al Signore, perché nella parrocchia dove ho vissuto e lavorato, sempre nella diocesi di Tokyo, è sbocciata la vocazione religiosa di una giovane giapponese che ha deciso di far parte della comunità delle suore di Madre Teresa. Mi sembra importante raccontare questo perché la vocazione di questa giovane è un segno concreto che il fascino e il carisma di Madre Teresa non ha confini, perfino in un paese come il Giappone, dove i cristiani sono una piccola minoranza e le vocazioni e la vita religiosa sono veramente poche. Naturalmente il rapporto tra il Pime e Madre Teresa, soprattutto in Italia, ha una lunga storia, pensate che inizia nel 1973, quando per la prima volta Madre Teresa venne in Italia su invito dei missionari del Pime per partecipare ad una marcia per le vie di Milano, quella che sarebbe diventata la prima veglia missionaria. Da allora gli incontri dei missionari del Pime con Madre Teresa e con le sue suore sono stati innumerevoli e non sono più terminati. Cosa insegna Madre Teresa a noi missionari del Pime, sparsi in varie parti del mondo e impegnati ad annunciare il Vangelo in diverse culture? Penso che Madre Teresa ci insegni molte e diverse cose. Ne elenco brevemente alcune. Primo, la missione nasce e vive attraverso una vera esperienza di Dio nella fede e nella preghiera. La vita, la testimonianza di Madre Teresa per noi missionari è soprattutto questo, senza alcun dubbio. La missione, sembra dirci ancora Madre Teresa, non può avere altri inizi o sorgenti se non nel fatto che uno ha fatto esperienza del Dio vivente. E questo Dio vivente chiama ciascuno ad essere missionario e suo testimone. Secondo, la priorità di amare i poveri, gli emarginati, gli ultimi, prima di tutto e sopra di tutto nelle nostre missioni, in qualunque luogo dove ci troviamo, dal piccolo villaggio della Guinea-Bissau alla grande metropoli di Hong Kong. Sono convinto che questo richiamo di Madre Teresa sia essenziale per noi missionari, anche e soprattutto in alcune missioni in cui lavoriamo, dove potrebbe sembrare che i cosiddetti ultimi non esistano, oppure non si possa fare molto per loro. Questa attenzione di amore verso i poveri, così forte ed essenziale nella vita di Madre Teresa, ci interpella a rivedere la nostra missione e la nostra presenza. Infine, la gioia e la serenità nel vivere la nostra vocazione missionaria, anche se a volte la missione si presenta faticosa e difficile. Incontrando Madre Teresa e visitando tante comunità delle missionarie della Carità, ho sempre notato, con molta ammirazione, la gioia e la serenità presente in loro, segno che il protagonista del loro e nostro lavoro e della missione è e rimane Dio. Penso che anche noi missionari dovremmo recuperare queste due realtà, gioia e serenità, di fronte ad una missione che cambia e sembra diventare sempre più difficile e incerta. Che la Madre ci accompagni a realizzare questo nostro desiderio. Concludo ringraziando Padre Bernardo Cervellera, missionario del Pime e direttore di Asia News, insieme a tutti i suoi collaboratori per aver organizzato questo simposio alla vigilia della canonizzazione di Madre Teresa. Colgo l'occasione anche per ringraziare coloro che interverranno durante questo simposio e ringrazio voi tutti qui presenti per la vostra partecipazione e la vostra attenzione. Grazie.